Festival di Sanremo 2024 solo in compagnia di Braille, autore per Il 3. Com'è nata la canzone? La canzone è nata in uno studio a Roma, il pezzo non esisteva, abbiamo iniziato a suonare, Guido aveva questa melodia del ritornello che ha rielaborato e riadattato a quello che è nato quel giorno in sala, ed è un modo molto bello secondo me, perché difficilmente in studio si suona tutti insieme, no? Invece in quell'occasione siamo riusciti a far nascere la canzone suonando. Tu come ti sei avvicinato alla musica? Ricordi cos'è che ti ha fatto dire voglio lavorare in questo settore? Guarda, io in realtà ho ricevuto per regalo quando avevo 2 anni una tastiera, e quindi non ricordo un momento in cui la musica non abbia fatto parte della mia vita. Ho iniziato giocando con la musica con il metodo Orff, poi ho continuato a studiare il pianoforte e a un certo punto ho studiato fonia, quindi ho un background anche tecnico fortunatamente, e poi in realtà la produzione è arrivata un po' casualmente, nel senso che lavorando con artisti e lavorando con amici che facevano musica ho scoperto che mi piace fare musica insieme agli altri, e quindi è nata così. Quindi mi pare di capire da quello che dici, per te la musica è principalmente condivisione. Assolutamente sì, io credo che una delle cose più belle di questo lavoro è poter fare musica insieme ad altre persone, ed è lo spirito con cui entro in studio o in una stanza e quando voglio insieme all'artista cercare di far nascere sempre, l'idea è sempre quella di scrivere una bella canzone, almeno per me. Poi qualche volta si inciampa in un pezzo che magari diventa una hit. Cos'è secondo te che dà alla canzone, ad un brano, quel qualcosa in più che può fare appunto quell'inciampo, come l'hai chiamato? Allora, quell'inciampo secondo me arriva principalmente per la melodia, ma alcune volte il testo ha un peso ancora maggiore, dipende molto dal genere. Io amo tantissimo la musica elettronica per quanto riguarda i suoni e le melodie, ma sono nato e cresciuto con la musica dei grandi cantautori italiani. Senti, vediamo un po' come te la cavi invece a ripensamenti. Vai. Una volta che tu hai ascoltato poi la canzone in TV, l'hai vista sul palco, hai avuto magari l'idea di dire ma forse lì potevamo fare, oppure sei un tipo di quelli vabbè, buona così? Guarda, sono estremamente perfezionista, quindi di solito quando arrivo al master V7 def finalissimo underscore è lei. Okay. E piuttosto prima di far uscire o di pubblicare una cosa presso i collaboratori, il sound engineer, il mixing engineer, chi fa il master, e per arrivare veramente sicuri alla fine del percorso. Dietro le quinte, cosa rappresenta Sanremo? Perché poi la musica la scrive? Beh, allora per me è una grande possibilità innanzitutto di incontrare colleghi e artisti, perché siamo tutti qua insomma in questa settimana, quindi è una grande occasione di incontro, di condivisione. La cosa bella che la Sugar organizza, ed è già il secondo anno che lo fa, è una casa Sugar, che è un posto dove possiamo continuare a fare musica anche qua, cioè di fatto possiamo fare sessioni, far nascere canzoni anche qua. E poi ieri un'altra cosa bellissima che ho fatto, e ringrazio ancora Vittorio Cosma per avermi invitato, è questa open machine, questa jam session improvvisata dove c'era anche Emmanuel de Frenetic, Geremia Freites dei Luminers, che è un grande amico anche. Senti, dopo Sanremo la tua carriera che dove andrà, se ci puoi anticipare qualcosa? Ho sempre lavorato con artisti differenti e ho cercato sempre di, come dire, annullare il mio gusto personale per valorizzare il più possibile l'artista con cui stessi lavorando in quel momento. Adesso ho un po' un desiderio di sviluppare invece una mia sonorità, una mia coordinata, una mia cifra, mettiamola così, okay. E sto lavorando tanto per questo. Braille a Sanremo 2024, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi.